Good morning. Good morning. In Italiano, good morning. Buongiorno. Buenos días. Sufro non poter parlare della lingua di coloro che mi ascoltano. I suffer when I cannot speak the language of those who listen. E sogno il paradiso. And I dream about paradise. Perché lì parleremo tutti. Because there we will speak one language. E ci capiremo tutti. And we will understand each other. Qua non ci capiamo tutti. Here we cannot understand each other. A causa di Babilonia. And this is the fruit of Babylon. Che non ci permette proprio di parlare tutti in una stessa lingua. It doesn't permit us to talk the same language. Grazie a Dio che abbiamo i traduttori. Thank Jesus for the interpreters. Amen. Sono felice di essere qui. I'm so happy to be here with you. Perché? Because. È una volontà del Signore. Because this is the will of the Lord. Non sono qui perché mi piace essere qui. I'm not here because I like to be here. E non siamo qui perché ci piace essere. And we are not here because we like. Ci piacerebbe forse essere meglio a Honolulu. Maybe we would prefer to stay in Honolulu. O in altri luoghi. Terzi. Or some other beautiful places. Ma il Signore ha messo nel mio cuore. But the Lord put in my heart. Andiamo alla California. Let's go to California. Amen. E quindi ci ha mandati a voi. So the Lord sent us to you. Certo, io avrei detto andiamo a Los Angeles. Well, surely I would say let's go to LA. A San Francisco. San Diego. Ma ci ha mandato a Acton. But the Lord sent us to Acton. E voi vi dovete sentire felici. And you should be happy. Felici. Happy. Che il Signore that the Lord abbia detto a una comunità that he said to one community che ha già 40 anni that has already 40 years of existence e secondo il Concilio Vaticano II and lives according to the Second Vatican Council voluta da tanti vescovi blessed by many bishops in una ottima relazione con Roma in a very good relationship with Rome il Signore abbia detto and andate a Acton. And he said to this community, go to Acton. Amen. Amen. E vi dico, sentitevi aggraziati. So feel thankful. Sentitevi aggraziati. Feel thankful. Sentitevi benedetti. Feel blessed. Perché? Why? Il Signore avrebbe potuto mandarci a tantissime altre luoghi dell'America del Nord. The Lord could send us to any other place in the United States. E ha scelto Acton. And he chose Acton. E di Acton cosa possiamo dire? And what can we say about Acton? Che cosa può venire da Belen? What can come out from Bethlehem? Che cosa può venire da Belen? What can come out of Bethlehem? E io vi dico, fratelli, sorelle, I tell you, brothers and sisters, verrà una grande luce. The great light will come. Una grande potenza di evangelizzazione. The power of the evangelization. Per tutta la California. For all the California. Per conquistare. To conquer. Riconquistare. Reconquer. Il popolo, amen, della California. The people of California. Che è stato un popolo grandemente cristiano. The people who were strongly Christian. Non solamente grandemente cristiano. Not only this. Ma grandemente cattolico. It was the Catholic people. Per questo il Signore ci ha mandati qui. That's why the Lord sent us here. E noi vogliamo conquistare.
tutta quanta la California. And we want to conquer all California. E come potremo? And how can we do it? Come potremo? How can we do it? Poveretti che siamo. Poor that we are. Piccoli che siamo. Small that we are. Ma Papa, tu Belen, che sei la più piccola. And you, Bethlehem, that you are the, one of the smallest cities of. Che vuol dire? Che vuol dire? What does it mean? Con il Signore possiamo tutto. With the Lord we can do anything. Con il Signore abbiamo potenza. With the Lord we have power. Con il Signore abbiamo forza. With the Lord we have strength. E tutti noi. And all of us. Possiamo dire. We can say. Possiamo. We can say. Dobbiamo. We should say. Tutto io posso. Everything I can. In colui che mi dà lo Spirito. I can everything in the one who gives me the Spirit. Amen. Diciamo. Let's say. Tutto io posso. I can do anything. In colui che mi dà lo Spirito Santo. In the one who gives me the Holy Spirit. Lui mi dà lo Spirito. And really he gives me the Holy Spirit. Ad ognuno di noi. To each one of us he gives us the Holy Spirit. Il quale ci dà forza. And the Holy Spirit gives us strength. Per vincere qualsiasi cosa. To win everything, anything. Per vincere qualsiasi cosa. To win over anything. Per avere una grande forza. To have a big strength. Per avere una grande fede. To have great faith. Vi ricordate il passaggio del Vangelo? Do you remember the passage from the Gospel? Matteo 17. Matthew 17. I discepoli gli dicono a Gesù. The disciples said to Jesus. Perché noi non abbiamo potuto cacciare il demonio? Why couldn't we expose this demon? E Gesù. And Jesus? Non li rimprovera. Jesus doesn't accuse them. Non è un rimprovero. He didn't judge them. Ma è un insegnamento. But it's a teaching. Gli dice, per la vostra poca fede. It's because of your small faith. Per la vostra poca fede. The reason is your small faith. E vi dico. And I tell you. Se avrete fede pari un granello di senape. If you have the faith. Like a mustard seed. Potrete dire a questo monte. You can say to this man, spostati da lì a là. Move from there to there. E questo si sposterà. And it will move. E attenzione alla parola poi che dice. And attention to the word that he says. Nulla vi sarà impossibile. Then he added, nothing will be impossible to you. Nothing. 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 Nulla vi sarà. Nothing will be impossible. Diglielo al fratello. Nulla ti sarà impossibile con lo Spirito Santo. Now say to your brother and sister, nothing will be impossible for you with the Holy Spirit. Nothing will be impossible. Amen. 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 Niente vi sarà impossibile. Nothing will be impossible to you. Amen. Noi siamo venuti a Acton. We have arrived at Acton. E vogliamo. And here we are and we want. Fare un centro di evangelizzazione. We want to have a center of evangelization. Per tutta la California. For all the California. Per conquistare la California. To conquer California. Per conquistare gli Stati Uniti. To conquer the United States. Per tutta l'America. And all the America. Amen. Che così sia. And let it be. Che così sia. Let it be. Grazie della vostra attenzione. Thank you for your attention. Grazie. Thank you. Grazie per come ci avete accolti. Thank you how you received us. Grazie come avete accolto Padre Arthur. Thank you how you received Father Arthur. Grazie come avete accolto i miei fratelli e sorelle. And the consecrated brothers and sisters. E vi dico una bellissima notizia. And I tell you good news. Verranno molte vocazioni. A lot of vocations will come. Vocazione sacerdotale. Many vocations to priesthood. Vocazione religiosa. To the consecrated life. Perché lodiamo tutti insieme il Signore. Because we worship all together the Lord. Amen. Amen. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie.